Cari amici di Quotidiano Net, il tema del giorno è Ventura. Siete pro o contro il commissario tecnico di questa nazionale che vince ma non convince? Noi siamo contro. Anzi, secondo noi il CT dovrebbe pensarci bene e anche lasciare questa squadra. Vi diciamo 10 motivi per cui dovrebbe farlo. Il primo è per l'errore che ha commesso subito all'inizio. Ha chiamato in nazionale Pelé, un giocatore che già aveva fatto un gesto esecrabile, lo scavetto fatto a Neuer, sbagliò il rigore, insomma il suo ciclo era finito allora. Ha voluto dargli un'altra chance, chissà, forse per una forma di sudditanza nei confronti della nazionale di Conte, e ha sbagliato, come i fatti stessi dimostrano. Secondo punto, forse il più importante, la gestione della partita di domenica sera a Skopje contro la Macedonia. Beh, non si può far giocare una squadra con un solo centrocampista, perché poi, e questo lo dicono i dati, la squadra si espone a squilibri, è costretta a fare lanci, addirittura 70 nel corso di una partita, sono un'enormità, e si espone, come hanno poi visto tutti e come sono nati anche i gol, al contropiede di una squadra non più che modesta. Terzo motivo, perché è evidente che molti giocatori, soprattutto i più esperti, sono disorientati, e crediamo che per esempio l'imbarazzo di Buffon, che non è evidentemente a suo agio, e anche il suo errore, siano anche riconducibili ad una forma di smarrimento nei confronti di questo nuovo sistema. Quarto, un tecnico deve comunque avere un qualche cosa di speciale. Conte, grande motivatore; Prandelli, un padre di famiglia; vogliamo dire Capello, sergente di ferro; oppure Ranieri, capace di creare un gruppo e di vincere anche in condizioni molto difficili. Qual è il punto speciale di Ventura? Dobbiamo ancora capirlo. Poi un altro punto importante: la sua squadra non ha identità, non ha un gioco, non ha un carattere, non ha una forza interna. Si vedeva benissimo questa Macedonia ricca del suo poco e orgogliosa del suo tanto. Era molto più squadra dell'Italia. Andiamo quindi al sesto punto, e con questo ritorniamo anche a quelle che erano state le premesse della scelta di Ventura nell'estate scorsa. Ventura non ha esperienza internazionale, e questo si vede nel momento delle scelte importanti e nel momento in cui questo deve essere fatto valere nei confronti dei giocatori che invece questa esperienza internazionale ce l'hanno. Pensiamo a Buffon, Bonucci, Barzagli, ma anche De Rossi e altri, che ovviamente sentono darsi ordini da un allenatore che non ha calcato i campi che hanno calcato loro. Al settimo punto mettiamo un'altra cosa: che non ha mai vinto niente di importante, e anche questo si vede. Vogliamo andare all'ottavo punto? Certo, ricordiamoci come è arrivata la scelta di Ventura. A un certo punto Tavecchio decise che per sostituire Conte ci voleva un nome: Marcello Lippi. Ottimo nome, un vincente, un allenatore sicuramente in grado di fare molto per la nostra nazionale. Ma Lippi disse: io non sono disponibile ad allenare, io voglio fare il direttore tecnico e ho bisogno di un allenatore che metta in pratica le mie idee, col quale mi trovi ovviamente in perfetta sintonia. Bene, mettete Ventura, è un uomo che conosco molto bene, addirittura dai tempi della Sampdoria, sarà quello che assieme a me potrà fare grande questa nazionale. Poi Lippi non poté diventare direttore tecnico per una lunga vicenda che non stiamo qui a riepilogare, e Ventura rimase un po' solo, con Tavecchio, che forse non lo conosceva neanche, però che ora è costretto anche a difenderlo. Il progetto nacque con lui e ora probabilmente ha già esaurito la sua fase più importante. Vogliamo dire il decimo punto? Forse quello che riassume tutti: questa nazionale ha 7 punti, però potrebbe averne oggi anche 3, lo ha detto Buffon, non so se tutti questi punti sono meritati. Bene, qua il rischio serio è che l'Italia non vada neanche ai mondiali. Rischi di arrivare non solo non prima, dove probabilmente troveremo alla fine del girone la Spagna, ma si rischia anche di farsi soffiare il secondo posto addirittura dall'Albania di Gianni De Biasi, che va, come avete visto, molto bene, che ha un punto soltanto meno di noi, pur avendo affrontato anche forse gare più probanti. Ecco, questo è il grande pericolo per cui secondo noi si dovrebbe cambiare strada prima che sia troppo tardi. Cari amici di Quotidiano Net, appuntamento al prossimo video.